sindaco tedesco, è venuto oggi a dare supporto, manforte ai lavoratori metalmeccanici. La protesta continua perché c'è un po' di timore riguardo il futuro. Beh, c'è tanta preoccupazione, credo che la manifestazione abbia un senso nel momento in cui c'è in discussione, tanto più in un momento come questo, un momento di grave crisi economica, in una pandemia, c'è tanta preoccupazione da parte di questi lavoratori per un futuro che è assolutamente incerto. Credo che però queste manifestazioni abbiano anche un senso positivo nella dimensione in cui possono essere un punto di partenza perché il territorio stesso si unisca e faccia quadrato per garantire i posti di lavoro, per garantire l'occupazione, per garantire una prospettiva e una visione che il territorio stesso e la città di Civitavecchia devono avere, ripeto, in questo momento di transizione che è veramente difficile. Sindaco, le idee non mancano, le idee alternative riguardo il futuro che potrebbero appunto coinvolgere in qualche modo i lavoratori metalmeccanici? Beh, insomma, è un tema ampiamente dibattuto, poi l'Europa sta stanziando fondi non indifferenti per quanto riguarda alternative, soprattutto sul piano energetico, che hanno un riscontro da un punto di vista ambientale, ma che possono avere un riscontro anche sul piano occupazionale, quindi anche un'eventuale riconversione lavorativa di queste persone può offrire una prospettiva che al momento è ancora, come dicevamo prima, incerta. Però bisogna lavorare su questo, andare insieme su un percorso che deve vedere questo territorio finalmente vincente e soprattutto deve vedere un territorio che tutela le persone che lavorano e le persone che devono avere una prospettiva di vita serena sotto tutti i punti di vista. Serve un'interlocuzione maggiore con Enel? Ci sono in programma appuntamenti o comunque riunioni? Ma assolutamente, serve un'interlocuzione maggiore con Enel, ma deve essere anche propositiva, perché i principi del no fino a se stessi non hanno nessun motivo di esistere, non si può dire soltanto no, si deve anche dare qualcosa di alternativo. In questo senso anche con i comitati ambientali di Civitavecchia ci siamo rapportati, siamo in contatto anche con le parti sociali. È un percorso comune che ci deve vedere protagonisti tutti insieme affinché ci si possa rapportare anche con Enel in una prospettiva di cambiamento, in una prospettiva che garantisca Enel per quanto riguarda le legittime aspettative che può avere, ma garantisca al territorio in quello che è un quadro più generale e definito dalla stessa Europa che ci proietta nel futuro. Dobbiamo immaginare il futuro. C'è anche Stefano Giannini, il Partito Democratico, a sostenere i lavoratori di Torre Valdalica Nord, i metalmeccanici in particolare. Ecco, il fronte deve essere comune in questa battaglia, no? Per anche sostenere i lavoratori appunto dal punto di vista occupazionale. Assolutamente, noi ci siamo mossi sin dall'inizio affinché ci fosse estrema sinergia di tutte le forze politiche, sociali e imprenditoriali della città. Ci sono diverse proposte, diversi progetti da mettere in campo che possono sicuramente sostituire il progetto del turbogas e in generale dei combustibili fossili che questa città e questo territorio non possono più accettare. Le alternative ci sono, Giannini? Le alternative ci sono assolutamente, basta mettere a sistema tutto, politica, le stesse forze industriali di questa città, le forze sociali. L'importante è che ci sia una volontà politica e su questo il Partito Democratico sta lavorando sodo già da qualche mese.